Lavoro, come avete letto forse anche insomma, dalle righe che lo descrivono, in cui la dimensione, la presenza fantasmatica, potente e esposta proprio dell'archivio è messa in scena. E su questo magari poi ci racconti anche qualcosa di più. Tu hai lavorato e provato, no, a trasferire sulla scena l'idea di corpo come archivio, l'idea di archivio affettivo. E su questo ci siamo confrontate, insomma, abbiamo a lungo parlato con Valerie durante il percorso. È qualcosa che un po' incrocia anche le cose su cui lavoro, che mi interessano, no? Proprio la dimensione politica dell'archivio. Chi lo costruisce? Quali sono i criteri che istituiscono un archivio? Un archivio si definisce, è per definizione, no? Qualcosa entra e qualcosa viene escluso, qualcosa è inserito e qualcosa è escluso. Quindi questo doppio criterio di inclusione e esclusione è già dalla sua definizione, no? Un criterio eminentemente politico. Quindi c'è anche una violenza dell'archivio, no? Nella sua forza di esclusione che poi rende, ad esempio, su questo, no, ne parlavamo Valeria, alcune soggettività, le vite, le soggettività queer, froce, lesbiche, trans, ma anche ovviamente tutte le soggettività razzializzate, le soggettività subalterne che vengono, no, escluse dall'archivio, scompaiono, invisibilizzate, sono completamente estromesse. Ecco, però l'archivio è anche, tu l'hai trattato in questo modo, no? Nell'altra dimensione politica dell'archivio, invece, questo spazio di riappropriazione, no? Dove ci si vanno a riprendere dei pezzi, dove si vanno a portare quelle storie minori che sono state buttate fuori, dove si vanno a tirar fuori, no? Le voci. Quindi l'idea che di mettere le mani negli archivi, impastare, no? Quindi in una dimensione che tu hai trattato come una dimensione di contatto fisica, no? Un lavoro fisico sull'archivio. Su questo, se ti va, quando la prima volta che ci siamo, diciamo, incontrate per questo lavoro, Valerio mi ha raccontato un po' la scena seminale, no, di questo lavoro, perché tu mescoli degli archivi personali, privati, familiari, con degli archivi che arrivano invece proprio da archivi più ufficiali, no? Però proprio questa prima scena, se ti va di condividerla, che tu mi hai raccontato in questa casa quando hai aperto la scatola dell'archivio, il primo archivio, diciamo, o i primi archivi, quelli più intimi, quelli più vicini. Prima di tutto grazie, grazie a tutte e a tutti di essere venuti a vedermi, grazie a Joan e a Spazio Griot per avermi voluta e per avermi sostenuta nel processo di ricerca, di lavoro e produttivo, e grazie a Dilenia, perché davvero anche se a distanza, già a distanza mi avevi dato dei momenti, in alcuni momenti molto importanti, quella spinta d'azione, no? Perché appunto questo è un lavoro molto legato a degli oggetti fisici, e quindi incorporarli è stata forse la prima sfida che abbiamo affrontato. Come diceva Elenia, questo lavoro nasce da un desiderio, in realtà molto personale, quindi nel 2020, durante la pandemia e il lockdown, ho svuotato praticamente le soffitte, le cantine, insomma, di alcune proprietà appartenute alla mia famiglia, e ho cominciato a collezionare questi oggetti, no? A mapparli in qualche modo. Per lo più c'erano fotografie, videotape, cassette, anche alcune cassette sia di musica, poi alcune dove c'erano delle registrazioni sopra. Non so se vi capita di sentire delle vecchie cassette dove c'è magari la musica e dopo parte la voce di una bimba, di un bimbo, di un genitore che registra qualcos'altro, no? Quindi c'era questa miriade di informazioni che erano mescolate e sovrapposte in realtà. E soprattutto la parte visiva è stata molto importante, perché appunto la quantità di fotografie che abbiamo in casa, secondo me, è sottovalutata, perché io ho cominciato a disseminarle per il pavimento di casa e hanno preso tre stanze, tra l'altro neanche tutte le fotografie. Le fotografie di quando ero piccola le ho tolte perché erano, diciamo, quelle meno interessanti di me nella culla in tutte le posizioni, ma invece quelle più interessanti per me erano proprio le fotografie di cui non conoscevo esattamente una storia.
perché magari le persone che erano inserite in queste fotografie o non erano più presenti, non sono più presenti, oppure anche loro si sono dimenticate di quelle stesse situazioni. Quindi c'era in qualche modo un buco, quindi c'era un primo buco nella memoria che poi mi sono resa conto che veniva coperto, riempito dalla fantasia, perché poi ci si immagina, no? Cosa potrebbe essere quell'evento, cosa potrebbe essere quella situazione. E un'altra cosa che è saltata all'occhio vedendo tutte queste fotografie una vicino all'altra era la quantità di blackness, banalmente, tutta la parte, io sono italo-camerunense, quindi ho una parte della mia famiglia che è italiana e l'altra parte che invece viene dal Camerun. E c'era una dimensione di blackness che in realtà tutta insieme, poi in quelle situazioni italianissime, no? Quindi anni 80, periodo delle lotte, la Fiat, tutta la famiglia da parte di mia mamma ha partecipato alle lotte sindacali, l'ultima, perché poi in realtà nell'80-81 c'è stata l'ultima grande lotta dei 35 giorni in Fiat a Torino, poi dopo non ce ne sono più state. E invece la parte comunque di un papà esisteva già negli anni 80, no? E questo non è scontato per niente, perché c'è questa prima generazione, giusto per capirci, siamo in un terreno un po', però questa prima generazione di immigrazione c'era già, non è che non ci fosse. Cioè, si parla di 45 anni fa. E quindi poi parlando con Joanne, poi gli ho parlato di questo progetto, lei era molto interessata e mi ha detto: ma perché non lo realizziamo, magari mettendolo anche in connessione a qualcosa di più istituzionale, ufficiale. Quindi Joanne ha preso contatti, aveva già insomma proposto il progetto a questo polo culturale che è il Polo del Novecento a Torino. Il Polo del Novecento che è uno spazio che racchiude, il nome è il Polo del Novecento, veramente gli archivi, una miriade, cioè siamo al punto di avere chilometri di archivi di vari enti, c'è cioè l'archivio Gramsci, quello Nocentini e tanti altri, che conservano la storia del Novecento a Torino, per lo più, ma in Italia poi in realtà. Quindi la prima domanda che ci siamo poste con Jean è: ma quale Novecento, di chi? Cioè, questo non è scontato, quale Novecento? E quindi io poi mi sono focalizzata, perché non sono una storica, e mi sono ritrovata davanti ad una quantità di informazioni che mi hanno mangiata, e quindi con l'aiuto anche delle archiviste e degli archivisti dello spazio abbiamo selezionato dei periodi e abbiamo cominciato a mettere in relazione queste due storie, le memorie personali, familiari e popolari con invece la storia ufficiale. Quindi in questo stesso periodo, siamo negli anni 80 più o meno, soprattutto nell'archivio Gramsci c'è tantissima roba, c'erano delle cose interessantissime come ad esempio le prime lotte e manifestazioni degli lavoratori stranieri, perché in questo periodo si parla ancora di stranieri, l'immigrato, cioè la parola immigrato arriva dopo. Quindi i primi convegni, le prime manifestazioni, quindi c'è anche questa dimensione visiva. Interessante perché la dimensione della lotta c'è molto, no? Però di solito sono operai, spesso uomini, no? In queste foto che sono bellissime comunque, c'è nulla da togliere, però c'è proprio una dimensione, cioè, che all'occhio salta, e vedere queste lotte in questo stesso periodo, quindi vintage, no? Foto un po' in bianco e nero, con tante persone black o comunque o people of color, quindi wow, cioè è un'altra cosa. E quindi ho cercato di raccogliere questi materiali e ho creato queste mappature che sono un po' dentro, un po' fuori, un po' memoria, un po' storia. Interessante questa cosa, no? Quando la raccontavi, di quanto immediatamente, no? Sono anche storie piuttosto vicine a noi, no? Invece c'è questa operazione, diciamo, di rimozione o di sbiancamento anche delle storie, delle lotte, no? Quando mi raccontavi. Io non ho visto queste immagini, ma Valerie spesso me le raccontava, me le descriveva, no? Quindi questa presenza non solo bianca dentro il corpo delle lotte, anche operai, quindi una dimensione di classe è già una dimensione, no, di pelle, di identità che si mescolano e di cui non abbiamo traccia, no? E sono curiosa su questo, perché non sei una storica, non sei un archivista, quindi come, e hai però lavorato a lungo dentro l'archivio Gramsci, il Polo del Novecento, dentro questi archivi classici, diciamo, no? Organizzati. E come un artista, una danzatrice entra, no? E come hai selezionato, come hai scelto, come hai tralasciato?
come hai composto, diciamo, con quegli archivi lì? Ma guarda, allora è stato la prima cosa che ho sentito era proprio la dimensione materiale che mancava un po'. Cioè, a me mancava una dimensione fisica. Quindi a un certo punto per me era meraviglioso vedere quelle immagini, però sentivo che mi mancava, cioè non riuscivo tanto ad agganciarmi alla materia, no? Perché ho bisogno, cioè il corpo, per quanto il corpo vede, no? E se vede, percepisce delle cose, se vede, e ovviamente incarna delle cose, però mi mancava una dimensione materica, che è arrivata in realtà col suono molto di più, quindi in qualche modo quel buco fisico si è riempito un po' col suono. Ho letto alla ricerca, diciamo, di queste informazioni, ho trovato questa piccola informazione che era per me interessantissima, ovvero nell'archivio Nocentini c'era questa storia, cioè più che una storia, questo progetto che la CISL stava facendo nei confronti appunto sempre lì della prima generazione di persone emigrate dall'estero in Italia, che era un progetto di una radio. Quindi un progetto che non è mai andato in porto, che riguardava la creazione di una trasmissione, però autogestita dalle persone straniere che volevano, insomma, intervenire all'interno di questo progetto, che poteva raccogliere diverse tipologie di testimonianze, quindi poteva essere puntate di intrattenimento, come anche di questioni lavorative, eccetera, musica. Però questo progetto non è mai andato in porto, quindi ho cominciato a lavorare su questa radio, su questa memoria che non c'è, quindi è più un lavoro di immaginazione. Allora questo suono che riempie la scena, perché a un certo punto avete sentito spezzoni, tutti quegli spezzoni sono spezzoni degli anni che vanno dall'80 all'89 fino all'uccisione di Jerry Maslow, che è stato questo esule sudafricano che era stato ucciso, un bracciante, che era stato ucciso nel 1989, e a seguito della sua morte ci fu la prima manifestazione di lavoratori immigrati, moltissime persone black in Italia, quindi è un evento importantissimo. E tutto questo materiale sonoro mi ha aiutato moltissimo ad entrare anche in una dimensione più, passami il termine, narrativa, quindi in una storia, mentre la dimensione visiva rimaneva un po' più piatta. Però tutta la parte visiva, la parte sonora, in qualche modo questi oggetti, che non sono oggetti scelti a caso, sono oggetti che appartenevano a delle persone, hanno aiutato il corpo ad entrare in quella dimensione del ricordo, dell'immaginazione, dell'archivio, anche come archivio fisico da indossare per me. Senti, parlavi del suono, ci sono appunto quegli spezzoni che abbiamo sentito, quindi un archivio sonoro che si compone, poi non so per chi, qui forse è una questione d'età, però per molte di noi, ad esempio io nell'89 ero in prima superiore e il nome di Maslow è stata una presenza politica fortissima, no? Quando ci siamo accorte, chi di noi magari era già attivo politicamente o insomma si affacciava mentre veniva giù il muro di Berlino un anno prima di un grandissimo movimento studentesco che poi è stato la Pantera, io ero al liceo, e cioè Villa Literno per quelle di noi che hanno un'età, diciamo, precisa, è proprio un nome sintomo, no? Quando abbiamo scoperto che l'Italia era un paese razzista, che c'era il caporalato, come si coltiva, cose che, no, poi ancora oggi sappiamo, e sappiamo che tutta, no, la questione dei campi, soprattutto in Sud Italia, ma non soltanto, no? Quindi quel nome lì è un nome dolorante, no? È un nome che produce un effetto per chi è stato in contatto, no? Era, diciamo, adulta quando è accaduto, quindi è molto forte risentirlo qui ora, no? Anche rimesso in gioco da te, cioè da altre biografie, anche da altre generazioni. Il suono, no? Oltre a quello, però, c'è proprio anche un lavoro sul suono, scorre una traccia, come, no? Che ci porta un po' anche da un mondo a un altro. Ci puoi dire qualcosa proprio su questo archivio anche musicale? No, di suoni, un po' il percorso che hai fatto. Sì, certo, anche perché il suono è particolarmente importante in questo lavoro, perché le musiche sono tutte musiche scelte di alcuni autori e autrici black, sperimentali. C'era moltissimo Afro Rock, non so se qualcuno conosce Afro Rock. E c'erano molti pezzi suoi. C'era anche un'altra artista, musica
più elettronica, soprattutto verso la fine, che si chiama Authentically Plastic. E poi c'è il mitico e storico Snarra, questo diciamo padre dell'afrofuturismo musicale. Quindi sono tutti brani che esistono, che potete trovare. E, quindi ovviamente sono, non c'è un lavoro ancora di sound design, poi magari alcune tracce, tipo appunto la radio che l'ho fatta io in modo molto, come dire, ingenuo forse, quindi si può fare un lavoro sonoro ancora più approfondito, però c'era proprio una scelta specifica, no, di andare proprio a trovare anche degli archivi musicali e, insomma, puntuali rispetto alla tematica. Forse un'ultima cosa, poi insomma se vi vengono domande, curiosità, pensieri, diciamo, abbiamo un po' di luce contro, ma insomma vi vediamo. Sì, sul processo, no, un po', vabbè, per me è molto interessante poi vedendolo accadere in scena, no, questa, come posso dire, mobilitazione che tu fai dell'archivio contro il monumento, no? Qui l'archivio corporeo è antimonumentale, demonumentalizza, lo prendi a calci, lo fai, lo disfi, il lavoro è un continuo processo, no? Tutto il lavoro è un fare, disfare, vestire, svestire, comporre, scomporre, quindi c'è questa continua processualità in corso, questo continuo fare in corso, ed è per me molto potente come appunto mobility l'archivio contro il monumento, mi sembra proprio un atto antimonumentale, no? questo tuo pezzo, ed è bello che accada nello spazio scenico, no? La performance è il luogo paradossale dell'archivio, la performance è l'unica arte che non lascia niente, non lascia resti, non c'è opera, non c'è traccia, non c'è documento, quindi non fa archivio, no? Quindi un po' come le vite, no? Che rimangono delle ossa, ma insomma non sono il segno, come spesso i repertori o i testi, no? Non sono il segno di tutta quella vita che era nel corpo, è così un po' la performance, quindi questo tuo spostare, terremotare l'archivio contro il monumento e poi, no, per rifare dei monumenti sghembi, storti, traballanti, no, come sono le nostre memorie, come sono le soggettività spesso, no, con cui abbiamo a che fare, la trovo molto potente. Forse l'ultima domanda, se ti va un po' più nel dettaglio, per come vuoi, raccontarci, no, un po' il processo, proprio come... la prima volta che ci siamo viste, Valeria era proprio dentro l'archivio, cioè nel labirinto senza fondo dell'archivio, ti stavi perdendo, no? Anche in questa dimensione dell'archivio, e poi invece il lavoro che arriva è un lavoro fisico, pieno di sudore, di affetti, di passaggi, di danze anche, no? Perché c'è anche un archivio di danze materiali, di culture del corpo, no? che spostano anche lì, si spostano nel tempo. Allora, come sei passata, no? Dalle immagini, dagli oggetti, e quindi anche che vibrazioni effettive ti hanno dato, come l'hai portato poi nel corpo, nello spazio, nella scena, no? Questo lavoro di traduzione, insomma, diciamo così, no? Però com'è stato quel passaggio lì, come l'hai costruito, anche perché hai lavorato molto da sola, quindi hai lavorato costruendo la drammaturgia, lavorando da dentro, scrivendo la scena, scrivendola, disfacendola, cancellandola e così via. Quindi su questo passaggio. Sì, ma prima di tutto questa cosa che dicevi del monumento è proprio quella roba lì. È proprio l'inizio, e avevo già il desiderio di lavorare sul domino, perché il domino è qualcosa che riguarda il tempo, riguarda la causa e l'effetto, quindi avevo questa prima immagine di questo domino, era così, nasceva da lì. E poi però nasceva anche il monumento col domino, no? Perché è qualcosa che crei e quindi ha una forma. E quindi quel monumento lì, e poi ho cominciato a costruirlo, però anche ad odiarlo in qualche modo, perché proprio il monumento, questo monumento che poi è diventato argentato, meraviglioso, imponente, no? Quindi si imponeva sulla scena, e io pensavo di lasciarlo lì, invece tutto quello che poi volevo era distruggerlo. E quindi ho detto, la seguo questa cosa, questa intuizione o no? Cioè ci ho messo 2 ore e mezza a costruirlo, lo rompo con una racchetta. E allora l'ho rotto con una racchetta. Quindi sicuramente c'è questa prima scena. E poi in realtà, sai cosa è successo? Che io
A me le cose vengono molto di notte, no? Quindi avevo tutte queste informazioni, però poi in realtà le cose arrivano di notte o quando sono molto rilassata. Quindi questo archivio a un certo punto ho cominciato a visualizzarlo. Non so se avete presente quelle persone che amano, cioè le persone collezioniste alla fine che collezionano. C'è questo mio amico storico che fa l'antiquario e lui è un po' così. Cioè, se vai a casa sua c'è una miriade di oggetti che dici, ma Jack, ma come fai a vivere in un posto del genere? Come ti orienti, no? E quindi mi ricordava un po' lui questa figura, no? Queste persone che collezionano questi oggetti, tutti vestiti, che magari spostano queste quantità con le valigie, con i carrelli, no? C'è tutta questo desiderio di accumulare anche il passato. Quindi in realtà questa figura per me rappresentava l'archivio. Cioè, proprio semplicemente. E quindi c'era questa immagine che arrivava, no? Questo ingresso, per me era semplicemente questa, una figura buffa, che per me è buffa, che accumula, un'accumulatrice seriale, basta. Quindi per me quello è un po' l'archivio, senza nulla togliere le accumulatrici seriali, anche perché anch'io un po' lo sono. E poi successivamente, in tutta questa prima parte di istruzione, arrivava la parola e rimaneva molto di più. Perché ero entrata inizialmente in una dimensione del racconto, perché il racconto, almeno all'inizio, era la prima cosa che usciva, no? La memoria racconta, cioè qualcosa che racconta, inventa, ma comunque. E poi mi sono resa conto di avere il desiderio invece di trattare di più, cioè di entrare ancora di più nel corpo. La voce è già corpo, no? Però in quel caso la voce era racconto, quindi io volevo entrare nel corpo. E nel corpo ho trovato tantissimo dell'archivio in realtà, perché c'è tutta quella parte, diciamo, di una sequenza che è proprio una scrittura. Quindi scrivo, dico, è archivio, perché poi accumulo e ridico e poi cambia però, quindi cioè, memorizzo, però cambia ogni volta che la si fa. Quindi. E poi c'è anche la parte finale che arriva proprio anche da una mia formazione, perché in realtà la mia formazione viene dalle scuole private, scuole di danza, quindi da quando ero piccolina, proprio facevo jazz, cioè al tempo c'era il jazz, c'era il funky, neanche si chiamava hip hop, no? C'era il funky, e quindi io vengo da lì, cioè a 8 anni ho cominciato a fare funky, no? Con Destiny's Child, cioè quel tipo di musica. Poi ho fatto hip hop tantissimi anni, proprio tanti tanti anni, e poi ho fatto una scelta, diciamo, verso la danza contemporanea, e poi vabbè, e quindi dentro, diciamo, il mio corpo c'erano tantissime memorie, no? Tantissime. Quindi ho detto, ma, e poi questo, cioè, il ritmo che avevo tanto desiderio di tirarlo fuori, è venuto fuori questa cosa, il ritmo, e poi dal ritmo sono arrivate tante altre cose. Quindi diciamo questa scena di danza è comunque un lavoro sull'archivio, però molto fisico. E poi queste carte, cioè a un certo punto è proprio il desiderio di spalmarmele, di impastarle veramente, no? Come dicevi tu. Non so se c'è qualcuno che ha voglia di dire qualcosa, chiedere a Valerie. Pensieri, domande? Io non ho domande, giusto un'osservazione molto forte e di impatto che questa discussione sta avendo dietro appunto l'archivio, e quindi mentre voi parlate io rimango ad osservare quello che hai costruito, decostruendo o decostruito, costruendo, non saprei come dire. Quindi volevo solo condividere questo, che rimango molto affascinata da tutto corpo, oggetti, immagini, quindi grazie insomma di averlo condiviso anche in questo modo. Grazie a te. Va bene, allora forse lasciamo andare a fare una doccia, mentre dietro di noi appunto rimangono le rovine, no? I resti di tutti i tuoi gesti, i tuoi passaggi, di tutti questi tempi, no? Quelli più antichi e quelli
che sono appena passati l'ultima ora che abbiamo passato con te, e grazie di aver anche condiviso questo momento di discussione. È sempre difficile dopo un lavoro parlare, quindi grazie e speriamo di rivederti prestissimo, insomma, con questo lavoro ancora a Roma. E grazie a Joanna, a tutto il gruppo di Spazio Greo, che tiene vivo uno spazio preziosissimo in questo momento, in questa città in cui la destra si sta mangiando tutto e le politiche culturali sono sempre più difficili da fare, e invece è un atto di resistenza anche questo nostro, vostro, di stasera. Quindi grazie a tutte, viva! Grazie, grazie a tutti.